Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Deborah e oggi parliamo dei top o dei flop, quindi i prodotti terminati del periodo che mi sono piaciuti oppure che mi hanno fatto letteralmente ribrezzo. Quindi, sigla! Eccoci qua, benvenuti ancora una volta nel mio canale. Oggi vi mostro i prodotti finiti del periodo, lo sapete, io finisco tanti prodotti perché mi piace pulire, quindi ovviamente questa tipologia di video la propongo molto spesso. Quindi oggi vi faccio vedere i prodotti di questo periodo e molti prodotti non li avete mai visti, ma prima voglio ricordarvi di iscrivervi a questo canale qua sotto, attivare la campanellina per non perdere i prossimi video. Voglio ringraziare tutti i nuovi iscritti, gli iscritti di sempre, e a questo punto partiamo. Allora, il malloppone, come solito, è sempre qua e quindi partiamo. Ho utilizzato ultimamente questo detersivo per il bucato della General. Devo dire, ragazze, che mi ha stupita e non pensavo che i detersivi di General fossero così buoni. Lavano benissimo, profumano tantissimo il bucato e quindi sono veramente entusiasta di questo detersivo. E questo è un General Color, basta separare. Io ovviamente quando c'è da separare metto sempre un foglietto a chiappa colore perché non mi fido, però la profumazione, ragazze, è paradisiaca. Tra l'altro questo aveva una colorazione come il tappo, quindi bellissimo, cioè un detersivo fucsia stupendo. Questo è promosso a livelli superiori, è buonissimo. Poi ho finito queste tavolette per il WC della Home Circus, queste le trovo da Tigutà, le trovo da Tigotano, ragazze, non mi piacciono, io non riesco a trovare tavolette per il WC che mi soddisfino e non lo so. Altro prodotto, quindi un altro detersivo per la lavatrice di General, questa è un'altra profumazione, questo è un detersivo universale. Anche questa la profumazione è buonissima, sa proprio di pulito, di bucato, come qui steso, ecco, sul filo, al sole. Veramente General mi ha stupito, li comprerò sicuramente ancora. Questa avevo acquistato queste confezioni perché erano in offerta, ma le avevo prese un po' così e invece devo dire che le ricomprerò sicuramente. Ho finito l'antibatterico della Method, questo è un detergente, un antibatterico green, quindi è un detergente green. Ve ne ho parlato tante volte di questi prodotti, li avete visti in azione anche nei miei video pulizie. Vi lascio magari il video dove ve ne parlo quando li acquistai su Amazon. Questi sono prodotti che di solito si vedono utilizzare dalle ragazze americane nei loro video pulizie e devo dire che mi è piaciuto tantissimo. Farò un ordine più avanti di prodotti Method perché secondo me vale la pena. Poi ho finito questo abbattiodori della Aquam e questo prodotto lo utilizzo un po', sapete, io e i cani, ogni tanto Golia fa il birbantello e mi fa la pipì da qualche parte, quindi sto utilizzando vari abbattiodori, tra cui questo che l'ho finito per cercare di fargli smettere questo vizio, quindi sapete che se loro vanno a fare pipì e non si pulisce bene, poi ritornerà a fare pipì lì. Ogni tanto mi fa questa cosa e quindi ho provato questo abbattitore, ma non mi è piaciuto, cioè non ho visto differenza e non mi piace. Poi ho finito questa tavoletta sempre per il WC della Bref, peggio che peggio, il fatto che fosse di marca, niente, sono quelle lunghe con le quattro palline, non mi piace. Se avete delle tavolette da mettere nel WC che mi volete consigliare, scrivetemelo sotto nei commenti perché non mi piacciono. Altro General, questo per dimostrarvi che mi sono piaciuti veramente tanto, cioè me li sto mangiando questi detersivi della General, veramente sono ottimi. Un altro detersivo per la lavatrice che mi è piaciuto tantissimo, ma veramente questo è top
troppissimo. Io l'ho presi in offerta da Tigotà, sono andata ieri a fare spesa un po' da Tigotà e ho visto che a prezzo pieno costa intorno ai 7 euro e qualcosa. Io lo pagai molto meno, ma veramente anche questo della Dual... No, anche il telefono... Scusate, telefono, stavo dicendo, questo è il Dual Power Professional lavatrice flamingo pulito professionale. Il colore, ragazzi, all'interno è fucsia, quindi stupendo, ma il detersivo lava bene e profuma tantissimo il bucato, quindi per 7 euro, insomma, non so se lo comprerò, sono 5 litri di prodotto, io lavando tanto, insomma, una confezione di questo genere non mi dura tantissimo, però se lo trovo in offerta sicuramente lo ricompro perché vale la pena, è veramente ottimo. Se vi piace il bucato molto profumato. Poi ho finito il Sole Capi Neri, questo sì, mi piace, lo sapete che io ancora non ho trovato il detersivo per i capi neri della mia vita, Sole è sempre una garanzia, però ecco, questo specifico per i capi neri non è che mi abbia proprio fatta innamorare. Poi abbiamo finito un bagno schiuma della Vidal, questo credo di avervene già parlato, quindi non perdo tempo, mi piace, ci è piaciuto. Ho finito queste salviette della Assorbello, queste di solito le utilizzo per i cani quando li porto fuori, un po' quando torniamo a casa gli pulisco il musetto, le zampine, insomma un po' tutto quanto, visto che mettono il naso dappertutto, insomma li utilizzo un po' per lavarli così in velocità. Poi abbiamo finito questo bagno schiuma della Nivea, doccia gel sarebbe, Tahiti Lily e Oil, perle d'olio, fragranza frangipane. Questo è un bagno schiuma buono, insomma, la profumazione mi è piaciuta tanto, quindi sì, perché no, si può ricomprare benissimo. Poi, maschera in tessuto della Sien, questa l'avete vista, nell'ultimo vlog che ho fatto dove ho portato la Minnie dal veterinario perché doveva essere operata, magari ve la lascio qui sopra così vedete l'utilizzo di questa maschera, e questa mi è piaciuta, devo dire che è costata poco, se non mi sbaglio intorno ai 2 euro, l'avevo trovata alla Lidl, ho detto la provo, è ottima, questa se la ritrovo la ricompro. Assorbenti della Dermogella, questi credo di comprarli da Tigotà oppure da Eurospin, comunque mi trovo bene, mi piacciono e li compro spesso. Assorbenti più grandi invece, questi lo sapete che di solito li utilizzo alla notte per essere più sicura, più tranquilla, della Coccolo, anche questi insomma mi ci trovo bene, quando li trovo li ricompro. Poi intanto qua mi sta crollando tutto quanto. Poi ho finito i guanti in lattice, questi lo sapete che li utilizzo per qualsiasi cosa, 100 guanti monouso in nitrile, sono buoni, insomma mi sono trovata bene, non si sono rotti e quindi top. Poi ho finito questo lavamani, questo sapone per le mani che avevo acquistato da OVS sotto le feste natalizie, ottimo, la profumazione era buonissima, il packaging ovviamente non lo butterò, lo riutilizzerò, però insomma sono quei lavamani così un po' che si acquistano per un po' così e invece poi alla fine sono carini. Poi ho finito questa ricarica di detergente intimo della Ecos, questo lo sapete è un marchio che produce saponi con ingredienti di origine naturale al 97%, sì ok, 10% di ingredienti biologici sul totale, meno acqua, testato dermatologicamente su pelli sensibili, insomma valori di nickel, cromo e cobalto sono allo 0,00004%, ce l'abbiamo fatta, questo sì è buono, non mi fa impazzire tanto la profumazione, però il fatto che sia un detergente green, insomma, mi piace. Poi ho finito questo smacchia tutto,
che l'avevo lì da un pochino, non mi piace molto, cioè sinceramente non vedo che queste macchie, dopo aver utilizzato lui, vadano via, anzi molto spesso devo pretrattare o comunque devo rilavare, quindi secondo me non funziona. I miei uomini di casa hanno finito la schiuma da barba, il gel da barba di Conad, e questo loro si trovano bene perché è in forma di gel e si trovano bene, insomma, quindi la utilizzano spesso. Poi abbiamo finito questo colluttorio, ok, si vede, sì, della Dentamentin. Questo non ricordo dove l'ho acquistato, comunque dice alcol free, a me un po' brucia e quindi a me non piace, insomma loro lo hanno utilizzato, mio marito, insomma, i miei figli l'hanno utilizzato con tranquillità, a me brucia, quindi è un nì, è un nì. Poi abbiamo finito un bagnoschiuma, questo preso da Eurospin, rinfrescante con olio d'oliva e talco. Questi li compro, li ricompro, insomma sono molto convenienti perché costano veramente poco e c'è tantissimo prodotto, insomma da tenere lì in scorta va benissimo. Poi ho finito queste spugne prese da Eurospin, queste mi piacciono tantissimo perché grattano bene e la spugna fa molta schiuma. Quindi queste mi ci trovo benissimo, le compro e le ricompro, queste sono topissime. Poi detergente, questo lo acquistai da Pigottin. Super 5 è un profumissimo, dice che profuma l'ambiente, neutralizza gli odori e deterge e spolvera. Essenza bianca, profumissimo. Ecco, intanto mi cade sempre tutto. Non lo so, ragazze, questo non è che mi abbia entusiasmata. La profumazione è molto buona, però dire che sia profumissimo, cioè è profumato nel momento che lo si utilizza, però da come viene descritto questo prodotto sembra un detersivo, insomma, che si senta anche dopo tante ore, tanto tempo, non è così, almeno insomma, io non lo percepisco. Io gli unici fino adesso che percepisco come detergenti anche dopo tante ore sono i detersivi Method, quindi questi qua. Questo lo si sente piacevole mentre lo si utilizza, ma poi quando si asciuga il prodotto non si sente più niente. Poi mio figlio ha finito questa crema di Sien, che tra l'altro è stata considerata una delle creme più buone e low cost. Lui si trova bene, gliela compro. Insomma, io ho cercato di indirizzare anche i miei uomini di casa, insomma, alla cura un po' della pelle, perché insomma ci sta. Quindi lui si trova bene e gliela compro molto, molto spesso. Poi ultimi prodotti. Oggi, come vedete, sono molto brava e sto andando molto veloce. Ho finito questi foglietti acchiappacolore della Grey. Questi sono ottimi, lo sapete, li compro e li ricompro. Specialmente li utilizzo quando devo lavare le divise da lavoro dei miei uomini in modo che stia sicura, insomma, che non ci siano dei danni. Poi ho finito questo detersivo adesso non mi viene come si chiama, Simil Lisoform, ok, della Coop, non mi è piaciuto. Allora, la profumazione è molto buona, però boh, cioè, sinceramente preferisco l'Isoform, quindi vabbè, cioè. Se capito alla Coop che insomma è il primo detersivo che mi viene in mano, lo prendo, però un po' così. Ho finito il Perlana per i capi delicati e per la lana, effetto cashmere, previene i pallini, mantiene la forma. I detersivi per lana mi piacciono, specialmente quelli per i detersivi delicati. Buonissimo il profumo, questo era alla lavanda se non ricordo male, sì, qui vedo la lavanda, quindi è alla lavanda. Questo è ottimo. Inizio a metterli di qua perché ho il tavolo pieno.
Poi alcol, questo finalmente ho trovato un alcol, lo prendo da Eurospin, un alcol che la sua profumazione mi piace, cioè sa di alcol. Quindi questo veramente lo utilizzo in ogni dove, nel mocio quando do lo straccio o sul lavandino, nel bagno, insomma, questo veramente ve ne faccio vedere solo una confezione, ma ne ho utilizzate veramente tante nell'ultimo periodo, quindi quello è un top. Poi ecco, come voleva sì dimostrare un altro. Poi ho finito questa acqua di rose della Robers, che io utilizzo ovviamente come tonico, mi piace, qualità prezzo ci siamo, e trovo che sia un prodottino così low cost che però fa quello che promette, quindi questo è ottimo. Scusate se mi giro, ma ormai ho il tavolo pieno di roba. Poi ho utilizzato queste palline della Aquam, questo profumatore per bucato, formula in microcapsule, e questo devo dire che le avevo prese in offerta, perché sinceramente a prezzo pieno non mi ispiravano, però ho detto sono in offerta, le provo, e devo dire che invece in realtà profumano. Le ho prese sia così, questa profumazione gialla, che non so a cosa sia, Golden Delight, non lo so, comunque questa profuma un po' di più rispetto a quelle azzurre, che non so se le ho già finite o le ho ancora di sopra in lavanderia, però trovo che queste gialle qui siano un po' più persistenti, quindi sono un top. Sicuramente se le ricompro, comunque le ricompro se sono in offerta. Om Circus, questo è un disgorgante liquido, veramente ragazze è proprio liquido, cioè fa schifo, nel senso che se voi avete mai provato l'altro, quello di marca, non so, quello dove c'è il mastro liquido, una cosa del genere, se mi ricordo come si chiama ve lo scrivo qui sotto, comunque quello di marca, il classico di marca, quello è molto denso e quindi mi piace perché mi dà la sensazione che si aggrappa nei tubi, negli scarichi, questo praticamente è come buttare acqua, quindi questo è bocciatissimo, secondo me sono soldi spesi malissimo, non lo comprerò più. Poi, ultimi prodotti, abbiamo finito sempre questo bagno schiuma della Licia, ormai lo vedete, lo rivedete in tanti video, quindi vado avanti. Ho finito questo bifasico della Magnolia, preso da Eurospin, si vede? Sì, ok. Questo è il bifasico, è ottimo ragazze, veramente anche per trucchi strong come quello che ho oggi, strucca benissimo, quindi mi piace molto, l'ho anche già ricomprato, ce l'ho in scorta proprio perché secondo me costa pochissimo, non ha niente da invidiare ad altri bifasici che costano anche 3-4 volte di più. Poi ho finito questo sciogli calcare della Dexal, questo è un ni, nel senso che sì, lui fa parte di quegli anticalcari che se noi siamo brave a togliere il calcare, non dico quotidianamente, ma settimanalmente, quindi non arriviamo ad avere quelle coltre di calcare, funziona. Ovviamente se ci ritroviamo davanti a un ammasso di calcare perché magari siamo andate in un appartamento in affitto e quindi chi c'era prima, insomma, non ha pulito in modo ideale, insomma, è un po' blando, quindi va bene per la pulizia quotidiana, ok, o comunque settimanale o comunque 2-3 volte alla settimana, ma se vogliamo veramente agire in modo violento contro il calcare, non è l'anticalcare ideale. Poi ho finito questo lo amo tantissimo ragazze, questo sapone detergente liquido per le mani, elimina odori, igienizza, neutralizza i cattivi odori, efficacia e tollerabilità clinicamente testate. Questo ragazze è ideale per l'uso in cucina, amo tantissimo questo sapone perché toglie tutti quei cattivi odori dalle mani, tipo come quando puliamo il pesce o quando
comunque dobbiamo togliere delle profumazioni dalle mani, questo è un igienizzante veramente l'ideale anche per iniziare a cucinare, perché ci si può lavare le mani e non lascia residui di profumi, di insomma odori di saponi che, sapete, per quanto mi riguarda, io non sopporto, perché amo toccare il cibo senza avere le mani profumate. Quindi questo è un sapone liquido che veramente è topissimo, io lo tengo lì sul lavandino e mi piace tantissimo, lo tengo lì accanto al detersivo per i piatti e lo utilizzo veramente con piacere. Poi abbiamo finito io e mia figlia il Sunsilk One Minute Wow di Chiara Nasti, questo è ottimo, già ve ne ho parlato, quindi non mi perdo in chiacchiere. E qui, ragazze, ho finito. Quindi i miei prodotti per oggi sono questi, fatemi sapere che cosa ne pensate, se li conoscete, se li utilizzate anche voi, scrivetemi mi raccomando sotto nei commenti se avete delle tavolette per il WC da consigliarmi e anche dei detersivi per capi neri, che sapete ancora oggi non ho trovato quello della mia vita. Quindi detto questo, io vi ringrazio di aver visto il video, mi raccomando pollice in su se vi è piaciuto, se vi ho tenuto compagnia. Io vi ringrazio di aver visto il video, mi raccomando non vi dimenticate di iscrivervi a questo canale e noi ci vediamo alla prossima volta. Ciao ciao. Ho intenzione di quindi voglio partire subito, ma prima allora questa è nella plastica, questa è nella carta. Poi detersivo.